Beh, c'è ancora da lavorare e non solo qui, anche perché effettivamente rispetto a questa emergenza molto grossa di novembre, ma che era stata preceduta anche da un'emergenza molto grossa di maggio, avendo ottenuto la dichiarazione di stato di emergenza, abbiamo la possibilità ancora di lavorare. Sicuramente queste infrastrutture sono importanti e il lavoro deve essere continuato a fare, analizzando il rapporto tra queste infrastrutture e il fiume in un modo tale da per permettere alle infrastrutture di essere sicure e al fiume anche di trascorrere, di continuare il suo cammino in sicurezza. Quindi l'impegno è sicuramente di tutti noi, ma anche dei tecnici del servizio, di continuare a lavorare anche in questi territori, quello è indubbio. Buongiorno a tutti, è un incontro che ha portato dei risultati. È ovvio che abbiamo ringraziato la Protezione Civile per averci accompagnato a risolvere un po' i problemi che ci sono nel nostro ponte, nel letto del fiume. È stato un bel confronto, mi sembra che sia costruttivo anche per il futuro per sistemare definitivamente questo ponte che è 20 anni che ne parliamo. È un incontro che ha portato veramente dei risultati. Veramente importante ogni tanto incontrare anche le persone e condividere i problemi che abbiamo nel nostro territorio, perché nell'Appennino abbiamo parecchi problemi.